saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Iniziamo qui un breve percorso di 3 puntate su grandi imprenditori e insegnamenti classici o moderni di grandi imprenditori. Il primo è il più grande imprenditore per la crescita personale, cioè l'imprenditore che tutti noi non possiamo che ammirare, tutti noi interessati, appassionati e utilizzanti gli strumenti di crescita personale. Infatti, narra la leggenda che Andrew Carnegie, che è stato uno dei grandi imprenditori dell'acciaio americani, stiamo parlando dell'epoca ancora che dal western si traghettava nella modernità, infatti si diceva con una immagine molto efficace che Andrew Carnegie è stato uno di quegli imprenditori che ha trasformato l'America da stato di legno in stato di acciaio, cioè che ha contribuito alla trasformazione degli Stati Uniti da paese essenzialmente agricolo rurale in paese industriale. Questa la potenza dell'imprenditore Andrew Carnegie. Ma per quanto riguarda invece l'eredità della potenza spirituale di Andrew Carnegie, testimonianza ne è Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill. Infatti, e questa non è leggenda, lo dice lo stesso Napoleon Hill, fu Carnegie a incaricare Napoleon Hill o a stimolare Napoleon Hill alla ricerca dei principi fondamentali della ricchezza, che poi sarebbero diventati 13 principi della ricchezza di Pensa e arricchisci te stesso, passando per i 16 principi, se non erro, della legge del successo. Il testo, la grande opera che precede Pensa e arricchisci te stesso, e sostanzialmente coinvolgendo Napoleon Hill in una ricerca durata oltre 25 anni, dove sarebbe entrato poi a contatto con i più grandi uomini d'affari del suo paese, anche grazie al contributo relazionale di Andrew Carnegie. La leggenda invece narra che Andrew Carnegie fosse uno di coloro che deteneva il segreto della ricchezza, il segreto dell'abbondanza, il segreto che non doveva essere rivelato. Si dice infatti che Henry Ford fosse ostile a Andrew Carnegie perché anche Henry Ford conosceva questo segreto, ma era uno di quegli imprenditori che pensava che dovesse restare segreto, cioè rivelato soltanto agli iniziati. Segreto tramandato di generazione in generazione e che risale alle epoche più misteriose dell'antichità. Io amo le storie un po' così esoteriche, anche se non ho lo spirito complottista, ma comunque sono sempre affascinanti perché aprono comunque spazi non soltanto all'immaginazione, ma pongono anche le cose da una prospettiva sempre differente che stimola la riflessione e il pensiero. Io personalmente non credo che ci sia un segreto nascosto, io penso che ci sia qualcosa di molto più radicale, ci siano delle rivelazioni che vengono manifestate in certi momenti della storia, quando vi è necessità che esse si manifestino, quindi sentite che non sono certamente un razionalista, e credo certamente che ci siano dei segreti che vengono rivelati soltanto agli iniziati, ma temo purtroppo che questi segreti non siano di questo tipo, ma che siano perduti quei segreti, i segreti che venivano rivelati attraverso i simboli, dai misteri, misteri eleusini, misteri orfici, che risalivano a loro volta ancora più indietro, i misteri egizi. Penso però che quei misteri si siano perduti, ne troviamo traccia, e io sono un ricercatore di questo, credo nella verità di essi, cioè credo nella potenza reale, magica, di questi segreti, ma vanno ben acquisiti. Purtroppo abbiamo perduto chi ci può dare la chiave di interpretazione. Dobbiamo trovarla, ritrovarla noi stessi.
E non è facile, ma non è neanche impossibile se attingiamo alle fonti. Può essere che anche la manifestazione del reale dallo spirituale, che è l'essenza della creazione della realtà attraverso l'utilizzo anche, per esempio, della legge di attrazione, risalga, rimandi a questi veri segreti, che sono i segreti della connessione tra dimensione fisica e dimensione spirituale, tra dei e uomini, tra Dio e gli uomini. Io sono convinto che ci siano questi canali e che se questi canali ci sono, sono invisibili, non sono in qualche luogo. Bisogna trovare quella condizione invisibile, spirituale, che c'è, ma che non può essere collegata a qualcosa di visibile, di materiale. È qualcosa che sfugge. La natura ama nascondersi, come diceva Eraclito, ma c'è, lo dice tutta la letteratura. Ecco, se vogliamo trovare una connessione tra il segreto, il vero segreto, che è la relazione divino-umano, e il segreto della manifestazione di abbondanza, direi che la possiamo trovare proprio in questa chiave essenziale, cioè la connessione stessa. Ed ecco perché sono piuttosto certo che questa connessione ogni tanto apre i canali, li apre quando vuole il divino, e quando questi canali si apre la manifestazione, e la manifestazione permette la creazione. Da qui scaturiscono i 13 principi di Napoleon Hill, ispirati certo da Andrew Carnegie, ricercati da Napoleon Hill e donati democraticamente al mondo. Sta a noi poi, ovviamente, capirli e applicarli. Ebbene, Andrew Carnegie ci apre questa trilogia di imprenditori di successo con un classicissimo della crescita personale. Vi invito a eseguire questo esercizio suggerito da Andrew Carnegie. Quando un oggetto viene mantenuto nella mente con chiarezza, è solo questione di tempo. È solo questione di tempo e diverrà tangibile e visibile. Ecco il segreto. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.